Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Monopoly Go. Arriviamo a 1000 like, condividete il video, iscrivetevi al canale se nuovi, lasciate hashtag Monopoly Go qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino. Andiamo avanti con questa nuova puntata, ragazzi. Allora, un pochino di cose da vedere insieme molto interessanti. Ovviamente andiamo a rifare l'Arctic Adventure, avventure artiche 3 giorni, che dovrebbe finire, se non erro, oggi o domani. Probabilmente domani, 1 giorno e 6 ore, quindi domani. E questo è l'evento, appunto, quello lì a tempo. Sono 896 peg all'interno, 7500 dadi come premio finale con bustina. Non enorme, però comunque buona. Abbiamo altri 20 minuti di per 1000 all'interno dell'evento. Io già mi sono portato un po' avanti, quindi sto già abbastanza avanti. Probabilmente rischiamo ad arrivare ai 20 minuti di per 1000. Allora, proseguiamo. Andiamo a vedere questa in un altro form di un altro Telegram. Ovviamente, se riuscite a leggere anche il chiocciola, è quello il nome. Sinceramente l'hanno messo poco visibile, quindi non lo comprendo, non mi ricordo. Allora, questo è il torneo che dovrebbe esserci adesso, che è un torneo ad un giorno. Ovviamente questi sono tutti i premi in lista, abbastanza visibile, molto comodo fatto in questa maniera. Abbiamo il solito per 1500 minuti, un po' di peg all'interno che ci fanno comodo per arrivare a finire l'ultimo settino di premi. Poi andiamo avanti, eventi del 5 e del 6, quindi abbiamo oggi, che potremmo utilizzare insieme, grande scommettitore, quello per 5 minuti già l'abbiamo saltato, sembra che ce ne sia un altro alle 2, quindi quando vedrete questo video dalle 2 alle 8 potrete utilizzare un per 1500 minuti, con parcheggio gratuito per 2 ragazzi, quindi tanta roba, sempre nello stesso periodo, quindi oggi pomeriggio tocca giocare. Almeno che non fate una cosa furba, aspettate l'arrivo del torneo nuovo Barriera allo Sbaraglio e il grande scommettitore lo utilizzate in quel periodo di tempo, quindi iniziate a giocare alle 19 precisamente e quindi riuscite a prendere sia il torneo che sia parcheggio gratuito. Oppure potreste ancora fare una mega pezzentata, giocate verso le 7:55, vi prendete il bonus, anzi pure più tardi, così prendete anche mega rapina nel momento specifico. Potrebbe essere un'idea. Per domani abbiamo tutti i bonus dalla mattina al pomeriggio, uno dalle 5 alle 14, quindi molto interessante. Un parcheggio gratuito per 2 di nuovo, di durata 45 minuti. Tanta roba, ragazzi, quindi interessante. Ovviamente tutte e due, diciamo, per la mattinata. Ok, quindi forse riuscite nell'ora di merenda, anche a scuola, a giocare un pochino, perché sono 5 minuti. Ecco, sprecate 45 minuti de coso, però. Vabbè. Proseguiamo. Abbiamo degli screenshot. Devo ringraziare tutta questa gente. Ovviamente l'ho divisa in lista, quindi la prima parte è la superiore, che è questa. Devo ringraziare Morena, Mela Giurdes, Lorenzo, Pietro, un'altra volta Morena, Lorenzo, Riccardo, e poi vedo altri sotto che andiamo a vedere se li ho letti. Vediamo se c'è qualcun altro diverso. Nicolò, che mi ha mandato anche lui roba, e Pietro, grazie ragazzi, molto gentili, mi avete dato una grande zampa come sempre. Poi un po' di screenini, tanti peg, perché comunque ce ne stanno tanti di peg, qualche dado. Risaliamo di dadi, sono ad 85.000 circa, adesso lo vedrete in gioco, e 1.300 dadi per il torneo di ieri, portata a casa con grande tranquillità. Andiamo avanti, apriamo, abbiamo Monopoly Go, vedo che ci sono altre bustine, mi avete mandato altra roba, vediamo un po' che mi avete mandato. Ok, devo ringraziare sempre Montaliana, mi sta riempendo, ti ringrazio, non te leva troppa roba Montaliana, lo so che vi ho dato una mano in passato, ma non esagerate, eh. Marzae, Marcus, Marzae, ok, Paolo di nuovo, Eusebi, Montaliana, Vera, Elisa e Paolo. Qui è l'ultimo, non lo vedo, è sempre Eusebi. Grazie ragazzi, grazie, molto gentili, mi date sempre una zampina. Anche perché mi fate fare, a parte carte nuove, anche tante stelline. Quindi poi ne avremo tantissime per dopo. Giornata 2. Apriamo queste chicche quotidiane. 3 carte nuove a secco, proprio così, sbam. Tanta roba. Nessun doppione. Siamo ad 85.000 e rotti. Dobbiamo finire ancora il peg, eh. Abbiamo 654 peg, il torneo di ieri è finito, non l'ho giocato più da quando abbiamo giocato insieme, quindi non so dove sono arrivato. Secondo, ammazza, beh, ieri pomeriggio ho giocato parecchio, eh. Riesco a prendere la pedina e pure la bustina buona e pure 1200 dadi, quindi tanta roba.
Ok, prendiamoci questi premi. Vai così. Pensavo di essere droppato cagnolone a uno, ragazzi. Non è doppione, quindi non ve la posso dare, perché sono partite subito. Marduk, ce l'hai doppione? Mi dai cagnolone? Non ce l'ho. Emoji nuova. Ok, vai così. Non riuscire a prendere emoji dopo una vita che non ci riuscivo. Allora, cronologia, amici. Grazie che mi volete mandare carte nuove, ma ugualmente con lo scambio è un problema. Sapete bene perché. Anche perché adesso non ho carte di scambio effettive a quei livelli. Forse le per uno. Ok, ovviamente sono le vincite di ieri perché non ho giocato di sera. Ho giocato appena dopo che ho finito il video. Abbiamo avventure artiche da continuare e torneo nuovo da entrarci, che è un torneo un giorno, quindi stazioni e imprevisti. Ok, community, cassa community per noi. Proverò lo stesso a regalare, a scambiare qualche carta, perché ovviamente non ne ho doppione, ce n'ho veramente poche, quindi difficile riuscirci. Ok, abbiamo bonus amici. Vai, niente, dadini, quindi solo un bonus amico. Vediamo un po' se riusciamo, ma non ci credo proprio. L'altra volta abbiamo fatto per 25, oggi abbiamo fatto molto meno. Va bene. Andiamo sui bonus giornalieri nel negozio. Andiamo a prendere roba. Tanta bella roba per noi. Vai così. Ok, 5 peg che fanno sempre comodo. Bustinina triste che però ci dà una carta, una stella nuova. Grazie. A quanto stiamo? 58 su 234. In un giorno è tanta roba. Addirittura vedo che ci sono delle collezioni già quasi completate. E danno pure dei dadini discreti. Pazzia. Addirittura c'ho carte già degli ultimi album. Non so come sia possibile. Siamo 86.004. Partiamo dalla nostra giocata sperando di non sprecare dei grandissimi e di non trovare dei grandissimi per 1000 che ci rovinano. 1% da qua lo vorrei tirare perché c'è l'imprevisto più che altro. Infatti non l'abbiamo preso, te pare. Oh, già partiamo con le vincite veloci? Ammazza, ragazzi, vincite veloci ci sta il coso immediato. Ci danno immediatamente un emoji. Tanta roba. Ok, posizione che penso sia molto raro arrivare a stazione. Tale e quale questa. Ok, questa già è più discreta. Vediamo un po' che riusciamo a fare. 1% da qua. E così. Sembra una buona situazione. Peccato il tiro è venuto un po' triste. Ok. Tiro un po' lungo. Sinceramente non ci porta dove vogliamo. Casette, casette, cioè abbiamo le casette. Possiamo gestire le casette. Vediamo un po'. Ruota colorata. 75 dadi, vabbè. Se stiamo a per uno è tanta roba. Bel percento da qua. Vai così, 6, 7, 8, imprevisto? Imprevisto, raccolta 200 punticini. Allora, 3, 6, 7, 8. Diciamo che potrebbe andare, eh. Ed è uno oltre, te pare. Il gioco ci trolla come sempre. Va bene. Allora, da qua potrei rischiare perché c'è un armor. E l'imprevisto lo potremmo prendere. Abbiamo preso stazione piena. Tanta roba. Tanta roba. Vediamo un po'. Andiamo ad attacca. Vediamo un po' se ha ripristinato. E bisogna di pure quello. Ok. Questa attacca. Sempre bella a disposizione. Niente, distruzione non carica come sempre. Ti lascio un attimo bloccati. Sta tutta a terra, eh. Sta tutta a terra. È rischiosa questa cosa. Molto rischiosa. Va bene, 500 punti. Riusciamo a entrare nel torneo. Ovviamente potrebbe partire il permillino. Forse no, per un peletto non è partito il permillino. Dipende da dove l'hanno messo. È partito. L'hanno messo presto. Va bene, quindi ci tocca il permillino. Ok, due nuove carte. Va bene. Ovviamente non è una posizione adatta per permillino questa. Neanche questa. Sinceramente non me la rischio così. Neanche così. Anche se poteva essere buona. 5-4, liscio di 1. A parte che ha per 1 l'abbiamo tirato però, eh. Ok, di nuovo brutto. Prendi una posizione buona, grazie. Assolutamente no. Eccola. Per millino da qua può essere qualche magia, eh. 5, 6, 7, 8. Imprevisto di nuovo. Imprevisto afferra la grana. Quindi prendiamo 2000 punti su evento. Buono, ma non troppo. Va bene?
Vediamo un po' che riusciamo a combinare. Ok. Allora intanto ci prendiamo un po' di banconote. Ah ragazzi, io ho imparato come si fa a calcolare il punteggio totale del tabellone, quindi quanto effettivamente servirebbe per completare un tabellone. Vi interessa una guida o un video dove ne parlo? Ditemelo qua sotto nei commenti. Che altro, voi che mi ascoltate e mi seguite quotidianamente, se vi interessa, ci siamo. Ok. Posizione brutta. Ah, dai, però questa è cattiveria. Cattiveria tanta. Ok. Vediamo un po' che riusciamo a creare. La banca di pietra, cioè pietra. Era pure una banca, maledetti. Maledetto gioco. Ci frega pure queste cose. Eh sì. Ok, posizione brutta. Facciamo un giretto in più. Anche perché mi sa più avanti c'è pure il per 20 minuti. C'ho una paura di capitarci, perché avrebbe un video molto rischioso. Me la rischio da qua. Vediamo un po' che dice il per 1000. No, vabbè, 2 è cattiveria. Posso dirlo. Ancora siamo in posizione buona. Potremmo ancora fare qualche miracolo. Invece facciamo il tiro più lungo della storia. Altro per 1000. Rischiamo. Dai, però 2 non è giusto. Dai, non è possibile, raga. Non è possibile sta storia. Non c'ha senso resistere. Il 5 è pure raro. No, non c'ha senso, dai. Allora, tiriamo un altro per 1000. Sperando di passare su stazione e non odiarci troppo. Ok. Una distruzione, quindi ci odiamo uguale, perché è un torneo ad un giorno. È un peccato. Se fosse stata una rapina sarebbe stato un grande miracolo. Ok. Anche perché, ripeto, ci stanno quei 20 minuti che sono rischiosissimi. Se partono, non so se li utilizzerò o li lascerò andare. Perché non vorrei fare un drop dopo aver guadagnato dadi dall'evento e dalla cosa, da collezione. Mi pare un po' esagerato, no? Che dite? Ok. Vediamo se riusciamo a fare qualcosa di decente. 5000 punti intanto avventure galattiche. Sì, avventure artiche, scusate. 3800 dadi là sopra. Qualcosa la potremmo pure recuperare. Torneo 4000. E non ci ha fatto salire di classifiche, quindi penso che o sono arrivati tutti là. Comunque sono tanti peg, quindi oggi tiriamo pure un po' di peg, eh. Oggi ce l'abbiamo un po' di peg da tirare. Qualche dado forse riusciamo a ripristinarlo. Tante belle bustine. Quindi visto che abbiamo ricompletato la collezione, magari arriva qualche dadino in supporto. E un po'. Tutte carte nuove ovviamente, perché abbiamo riniziato. Vai così. Oh, una bella dorata 4 stelle. Tanta bella roba. 13esimi, quindi stanno pushando veramente alla grande, ragazzi, i nostri avversari. Ok, posizione molto brutta. Posizione brutta uguale, non mi piace assolutamente. Dobbiamo andare persino molto oltre. Non mi piace, anche se ci siamo passati su stazione, maledette stazioni. Vabbè, era una distruzione, quindi niente di troppo preoccupante. Il per 1000 sta per finire, però quello è il nostro peccato adesso. Ok, vediamo un po' che riusciamo a creare. Allora, si prosegue. Posizione non buona. 6 e 6, 12 è cattiveria, perché potevamo fare un tiro molto buono dalla posizione bassa. E invece ce l'ha in pratica tagliato fuori. Dai, di nuovo 6 e 6 è cattiveria di nuovo, perché magari è quasi stazione, guardate che roba. Rischiamola qua più che altro perché ci sono gli armor di mezzo. Vediamo un po'. 4, 5, 6, ovviamente liscio tutto. E niente. Allora, proseguiamo il giro. Posizione brutta. No, vabbè, no, a 6 secondi è cattiveria davvero. Vabbè, nulla. Ci ha detto male. Pregato un per 1000. Diciamo che l'abbiamo utilizzato fino a una certa, ma si è perso un po' per strada. E sopra ci abbiamo da dover completare quei bei punteggi per fare 3008. Non so se ci riesco in questo video, lo sapete. Intanto mi vado a prendere i premi giornalieri, magari mi portano subito all'emoji. Vediamo un po'. Un po' di fortuna. Piacerebbe. Va bene. Ok. Altro tocca e ritira. Altra bustina. Tanta roba. Scusate, oggi faccio movimenti strani, ma c'è un po' di fastidio ai denti. I denti sopra, poi. Non vorrei. Ok. 8,76, anzi 8,74, scusate. Tiro non bello da qui.
Ovviamente prendo Bryson col 5 a per 1. Guarda, doppio 6 e rosichiamo male. No, doppio 1, va bene. Non è un rosic così pesante. Allora, 3. Qui potremmo pure rischiarcelo 1%, sinceramente. Che tiro brutto. Altro 1% da qua. Forse abbiamo preso stazione. Rapina? No. Non sia mai. C'era sta soddisfazione, ma quando mai? Se carichi fa un piacere, ok. Attacca. Fai così. Istruzione che non va. Sempre della lag. Tabellone. 83 bilioncini. Va bene. 500 punticini. Madonna, quanti ce ne vogliono per fare 3800 punti? Posso dirlo che è un po' troppo. 400 dadi, vabbè, giusto per farci giocare un altro po'. Ok, andiamo avanti. Allora, posizione brutta da qua, quindi per 1. Anche se abbiamo fatto un 5-6, quindi va oltre di 1, quindi è scomodo uguale. 5-6 di nuovo, però posizione un po' meglio. Abbiamo un po' un percentino. Un po' se riusciamo a tirar fuori qualcosa, assolutamente no. Siamo riusciti a fare un 5. Posizione buona perché dopo c'è l'imprevisto. Vediamo un po' che tiriamo fuori. Ovviamente 4 riesco a fare. Il gioco mi percuore, senza dire la parola vera. Per 100, vediamo un po' da qui. Dai, 3-3-6 è odio. Odio totale. Allora, niente, un armor. Vabbè, non sprechiamo dadi, a parte che... Ok, prigione doppio 6? Doppio 5? No, nessun doppio, va bene. Rosichiamo di meno. Va bene, da qua non ce lo prendiamo. Dai, doppio 5, basta. Ma che è? Doppi 5 tristi. Ok, 5, 6, 7, imprevisto. Afferra la grana un'altra volta. Non bastano quei soldi per farmi costruire. Non bastano. Ragazzi, se volete una guida per sapere quanto vi serve per completare un tabellone senza completarlo, quindi senza neanche iniziare a costruire guardando soltanto i cosi, i prezzi, fatemelo sapere che vi insegno come si fa. Sempre se molti di voi non lo sanno, perché non è una cosa così... è interessante come, come funzionamento, è interessante. Ok. 500 punti, 800 di là. Atto regalino, affitti, niente di eccezionale. Questo è un torneo un giorno, quindi si completa molto velocemente. Siamo a 20 su 30. C'è una bustina e ci sono dei peg più avanti, eh. Quindi possiamo azzardare cose. Allora, 3, 6, 7. Potremmo anche rischiare, più che altro perché c'è l'arma. So riuscire a fa 5, vabbè. Gioco però sei cattivo, eh. 4 e 5 di nuovo. Altri punti per noi per recuperare qualche dado. Se ce la facciamo, ovviamente. Dipende anche quello. Bella attacca, sperando che è rimasto qualcosa da attaccare. Non è un bel problema. Un po' per i pizzicori alla gola, eh. Qualcos'altro. Chiaramente sono un rottame, ragazzi. Ok. È rimasta solo una struttura su attacca. Speriamo che riesce a ripristinarlo. Ok. Allora, prendiamoci questi 500 punti. Arriviamo a 6.000 su 10.000. Per avere 3.800 dadi. Quindi diciamo che ritorneremo a paro se riesco a prenderla anche in giornata. Ok, un bel tuffo dorata. Ops, carte da una stella. Tanta roba. Tutte nuove. L'importante è che sono tutte nuove. Ci dà una grande zampa. Ok, posizione potrebbe essere buona calcolando i vecchi tiri. Ovviamente riesco a fare 2. 6, 7, 8, 9, madonna. Vabbè, su armor già. Piangiamo meno. Vabbè, doppio 5 è cattiveria tanta, posso dirlo. Siamo ad 80.000, eh. Rischiamo di scendere un po' troppo. No, doppio 6, vabbè, però basta sti tiri giganti. Poi faccio i tiri da 4, cioè, pazzia. Ok, io penso che sotto i 79.000 non andrò. Perché il drop sennò diventa troppo imponente. Poi è difficile recuperarlo. Questo sempre dagli insegnamenti che vi dico, dalle cose che vi dico sempre. Ok. 3-1-4, vabbè, sta fa apposta però, eh.
La fa palesemente apposta, raga, adesso. Lo sa, ci deve fare troppa dei dadi. Ok. Scusate, mi è venuto sto pizzicoria alla gola. Senza motivo, adesso. Random. Va bene, 1% da qua, se può pure provare. Tiro troppo lungo, perché 6 e 5 non si è mai visto nella vita. Ok, una stazione abbiamo presa, un'altra distruzione. Ovviamente senza il permillone che sta dopo quei 3800 dadi è un po' tosta da giocare, eh? Devo ammetterlo. Attacca. Un po'. Stendiamolo. Il massimo che possiamo fare è stenderlo. E poi ci fermiamo probabilmente, andiamo a fare il peg, a cercare di completarlo, anche perché manca pochissimo, mancano 2 giorni se non erro. Steso, e quindi in pratica non abbiamo più le distruzioni assicurate. E è un problema greve. Siamo molto vicini, ma tanto ho ancora la giornata per poterlo fare. Siamo a 21 minuti, c'è pure il peg da fare, allora facciamo così. Facciamo un tiretto decente, se ce la facciamo. Ok, sempre se siamo fortunelli. 4-3-4-8 mi pare sempre eccessivo. Niente, non ci vuole dare una posizione corretta, ecco una posizione buona. Vediamo un po' che dice, 6-1-7 stazione. Perfetto, distruzione. Guarda caso, adesso attacca, ce l'abbiamo consumato. Quindi è l'ultimo tiro che facciamo e poi andiamo a fare peg, assolutamente. Ok, attacca. Voglio vedere se è veramente esteso completamente, perché magari manca quell'attacchino per estendere tutto. Vediamo un po', in alto a sinistra, no, sono finiti. Ah! E mo' il problema è uno. Proviamo le persone che ho già caricato. Quindi quelle che mi hanno attaccato sono già caricate, ricordatevelo. E vediamo se tra di loro c'è qualcuno che magari è stato riattaccato di cattiveria. Andiamo a vedere un po' a chi tocca. Tiziana sta messa molto bene, ha pulito tutto, brava Tiziana. Work Quokka, vediamo un po'. Nome base, magari con un po' di fortuna. No, assolutamente, Work Quokka, ti sei salvato. Micaela. E se noi andiamo contro uno casuale, speriamo di prendere il 400 pulito. E niente, stare messi tutti bene, dai, non perdiamo tempo, se no veramente ci perdiamo in chiacchiere. Vendetta. Vendetta, giocatore casuale. E... Sri. Mi sembra che sia tutto nuovo. Non aveva armor, tanta fortuna. Tanta fortuna per noi. 400 punti puliti. E 500 sopra. Ok, prendiamo l'altro premiuccio, siamo a 21 punticini, un altro bel peg, quindi abbiamo 950 peg. Allora. Ovviamente, io devo andare a levare IM da qua. Quindi andiamo prima a levare IM, per due leggerino, per andare a averci i peg solo da un lato. Sembra una cavolata, ma funziona così. A noi i dollari ci interessano relativamente poco. Ok, bam, fatto. Adesso i dadi e peg stanno tutti a sinistra, quindi noi facciamo un bel pertrentino e ci mettiamo a sinistra. Così prendiamo anche la bustina buona con... No vabbè, ma è cattiveria però, perché vai di là? Ok, così ha preso i peg e i dollari. A noi ci interessa prendere dadi e peg, ovviamente se ci arriva a piarli, perché il gioco è sempre un po' simpatico su ste cose, ho notato, eh. Vediamo un po'. Guardalo, guardalo come ci evita tutto, guarda. Maledetto gioco. Ok, eccolo. Eh no, però è arrivato là. Vabbè, l'importante è che abbiamo fatto peg. Quindi abbiamo più tiri. Va bene. Vai così, e vai, dadi, più peg, più di qua e più di là, perfetto. Ricordate che stiamo sull'ultima linea, eh. Quindi è tanta roba. Tanta roba, quelli sono tutti i dadi che entrano, che ritornano. Ok. E vabbè, sempre se ci arriviamo su quei effettivi punti. Guarda la cattiveria, ok. Va bene. Ci stiamo avvicinando a 1300. Tanta roba. E guarda i rimbalzini sui soldi. Che ci danno anche il peg. Ok. Guarda, niente, deve andare tutto a sinistra per forza. Va, cattiveria proprio. Ok.
Guarda, ci va proprio diretto. Non mi interessano i dollari. Niente, vabbè. L'importante è che ci ridai i peg, almeno ci abbiamo più tiri. Quello sì. Comunque ho notato che quella barra sale veramente lenta, eh. Ah, abbiamo preso i 1300 dadi, però, eh. Abbiamo preso... vabbè, ma fai apposta, allora. Mo tira a destra. Se non va a sinistra, mi arrabbio. Ok, andare a sinistra. Guardalo, bellissima sta cosa. E fa il contrario. Niente, mi è andato proprio sui soldi. Guarda qua. Yeah. Non ci vuole dare i dadi. Va bene. Ok. Allora, per fare più dadi, in pratica devo mettere dollari e peg. Ma noi non ci servono più dadi, ci servono più peg per ora. Perché dobbiamo arrivare a completare le barre. Ho capito, però lo fai apposta al gioco, eh. Sente, io lo fai apposta, non vorrei dire. Oh, jackpottino. Olè. Un risparmino per noi. Grazie. Vediamo un po' dove rimbalza. Poi, se lo tiri dal centro, rimbalza nella zona dove deve andare, quindi... Oh, che ci è mancato. Ci avete fatto crede. Ok. Va bene. I peg ci sono. Ci sono anche vari dollari che abbiamo fatto sopra, ma non ci interessano i billion. Oh, si era un attimo incartato. Il gioco si era incartato, raga. Va bene. Oh, rimbalzini e peg. Bustina portata a casa. Vediamo un po' se riusciamo ad arrivare ai 1800 dadi. Se ci dice fortuna. Anche se ci credo molto poco. Guarda la cattiveria. Ok, 15-15. Visto che stiamo a tirare per 30. È un buon ritorno. Guarda, guarda che non ci vuole andare, va. Oh, dadini. Oh, jackpot. Mamma mia. Doppio jackpot. I risparmi del tempo. Allora, forse non arriviamo all'ultimo punteggio. Forse 2500 dadi non riusciremo a arrivarci neanche nei prossimi giorni. Perché ovviamente i tornei, per quanto possano dare, non penso che mi diano abbastanza. Però, almeno a 1800 ci vogliamo arrivare. Diventano molto più difficili arrivare agli ultimi. Hanno cambiato qualche cosa, sicuramente. Va bene così. Vai, 5-10. Così riprendiamo qualche peg. Siamo a 300 punticini rimasti, 1600 dadi ripristinati. Buono. E stanno per arrivare degli altri. Ovviamente dipende sempre dove andiamo a sbattere. Oh, no, non ci credo. Altro jackpot. Cioè, 3 jackpot abbiamo fatto oggi? Dov'è questo miracolo? Com'è avvenuto? Ok, i 1800 li prendiamo sicuri, allora. Va bene così. Tanta roba per noi. Ok. Presi, siamo a 3480. Tanta roba veramente. Allora, niente, è andato sull'ultima destra, l'ultima a sinistra, scusate. Va bene, soldini, soldini. Allora, diciamo che qualche punto lo possiamo portare a casa uguale verso 2005. Ci avviciniamo. Però arrivarci mi sembra un po' arduo, perché la distanza è tantissima, la barra sale veramente poco. Vuole andare per forza a destra, non si sa perché. Ok. Dai, diciamo che arriviamo forse a metà di dove dovevamo arrivare, eh. Oh, che bei rimbalzi. Oh, che bei rimbalzi. Quanto ci piace quando rimbalza così sul peg. Perché comunque ci ha dato altro tiro, in pratica. È come se ci avesse regalato un tiro in più. Ok. Diciamo che la situazione non è delle migliori, però potremmo farcela a fare un po' di punticini in più. Buono. Metà la vedo difficile. Metà la vedo difficile, posso dirlo? Ok. Vai così. Andiamo. Ovviamente ci dà l'ultimo, perché te pare c'è da quello più centrale. Quanti bei peg a rimbalzo. E c'è da l'ultimo di nuovo. E beh, dopo 3 jackpot, effettivamente mi pareva un po' eccessivo l'aiuto da parte del gioco. Beh, siamo a 3.500, non è che mi posso lamentare, per carità. Quello proprio non lo posso dire. Ok, niente, volevo andare per forza all'ultimo, era fatta apposta. Allora, a metà non ci siamo arrivati, però abbiamo fatto tanta roba. No, non pago soldi per avere i peg, grazie, gioco. Ok, abbiamo preso 3.560 dadi. Indietro. Bustina. Quindi ritorniamo ad 82.000, 83.000 circa. 82.008. Carta da 5 stelle, solo un sogno. E tante carte 2 stelle, una stella nuove. Collezione completata, il ditale.
500 dadi in più, no, 375, scusate, era l'altra 500. Vabbè, tanta roba uguale, ho 375 dadi in più. Ritorniamo ad 83.000, abbiamo fatto un drop di 2.000. E il bello è che qui abbiamo 3.800 da andare a portare a casa oggi, ok? Allora, ovviamente io non ho carte da regalare, non ho tanta robina da portare, quindi adesso vediamo un attimo che c'ho qui nella lista. Roberto mi chiede una carta in cambio per una stella, quindi facciamo una stella, una stella. Così almeno lui è contento e io forse ottengo una carta. Vediamo un po'. Oggetti smarriti, tieni. Vai. Ovviamente questi contano come scambi, ragazzi, anche se non vengono accettati. Poi Roberto, va bene, l'avevamo già data a Roberto. Nicolò, una stella, tre stelle, facciamo tre stelle pure noi, ce l'abbiamo. Una tre stelle doppio. Il Ditale. Vai, così andiamo pari. Non so se me l'ha contata. Sembra di sì. Ok. Una stella Vintage Train, quindi abbiamo tre in questa maniera. Gli possiamo dare una stella di quelle più in alto, quindi questa. Fabbrica di Ditali, perfetto. E per ora diciamo che gli scambi fatti su quelli. Ah, pure Chiara, cioè, però. Madonna, 5 stelle, Chiara. Che te do in cambio, Chiara? Io non c'ho niente da 5 stelle, mi sa. Sono una da 4. Se vuoi, ti do piccolo magnate, ti è. Vedi un po' se l'accetti. Ci credo poco, però. Ti ringrazio se magari lo fai. Allora, cronologia, ovviamente. Lo scambio di secondo di Roberto sarebbe l'ultimo, dai, facciamo così. E abbiamo fatto gli scambi per oggi, visto che non ho carte effettivamente da regalare, anzi facciamo così. Ferro nuovo, lui mi ha dato una 2 stelle, io una 3 stelle, così almeno gli diamo anche un benefit. Allora, per i prossimi video, visto che oggi ovviamente non ho le carte da dare in cambio, l'avete visto, mi manca tanta roba, abbiamo 4147 stelle, quindi ho 4 pacchetti di questi qua da fare per gli ultimi giorni prima della scadenza degli adesivi, appunto, dell'altro album, se riusciamo a portarla avanti. Allora, come al solito vi ricordo, per avere le carte regalate da me bisogna fare una lista qua sotto anche delle carte che non ho, quindi nei commenti molto semplice, la situazione è questa, quindi non penso che ho carte da regalarvi, se ce l'ho ditemelo tranquillamente, che magari provo a mandarvele nella giornata di domani, perché oggi ovviamente già l'abbiamo fatti. E se avete qualcosa di piccolo che potete darmi una mano, tipo progetti, giramondo, roba del genere, mi fate una grande mano. E mi raccomando, ovviamente bisogna essere iscritti al canale, bisogna dirmi il nome in gioco ogni commento che fate per la richiesta e ovviamente se mi avete mandato qualche carta scrivetemelo qua sotto nei commenti che magari vi ringrazio. Ok ragazzi, giustamente se c'ho il tempo, se non mi perdo per strada, se me ne accorgo e tutto il resto. Allora, questa è la situazione totalmente vuota, siamo ripartiti da capo. Giocata discreta, potevamo andare un pochino meglio con questi 3.800 dadi, 4 billion e 9 non funzionano. Se volete vedere il video con appunto come funziona per contare i tabelloni, quindi magari nel prossimo video volete che lo dico, scrivetemi qua sotto hashtag guida e io assolutamente farò una guida, tanto è molto facile, una cosa stupidissima da fare, nel video di domani, va bene? Arriviamo a 1000 like, condividete il video e iscrivetevi al canale se siete nuovi, lasciate l'hashtag monopoligo qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino e ci vediamo nel prossimo video.